Dopo mesi di trattativa, ora è arrivata anche l'ufficialità. La Roma cambia proprietà e passa da James Pallotta a Dan Friedkin. A comunicarlo è ora la stessa società giallorossa attraverso un comunicato diffuso sul suo sito internet. Il passaggio di proprietà avviene del giorno del match dei giallorossi in Europa alle Ague contro il Siviglia e segna ancora una volta una svolta nella gestione del club capitolino. La gestione Pallotta è durata 9 anni. Il comunicato AS Roma SPV, LLC, AS Roma SPV, azionista di maggioranza di AS Roma SPA, il club, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. Friedkin, ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al club. L'operazione sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell'intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel club pari all'86,6% del capitale sociale del club, di cui una partecipazione diretta del 3,3% del capitale sociale del club e di una partecipazione indiretta dell'83,3% detenuta da AS Roma SPV attraverso la sua controllata NEP Roma Holding SPA NEP, per un prezzo di acquisto pari a euro 0,1165 per azione. Più in generale, l'operazione prevede che Friedkin acquisisca, oltre al 100% del capitale azionario di NEP, anche il 100% del capitale sociale di Acer Socer LP, SRL, e il 100% del capitale azionario di Acer Retail TDV SPA. L'operazione è valutata in circa 591 milioni di euro. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine di agosto 2020 ed è soggetta a condizioni standard per questo genere di transazioni. In base a determinate condizioni, AS Roma SPV ha il diritto di risolvere gli accordi sottoscritti e trattenere l'importo versato in deposito a garanzia come commissione di risoluzione, nel caso in cui l'operazione non si concluda entro il 17 agosto 2020 o prima di tale data, e tale termine non sia esteso da AS Roma SPV. Inoltre, fatte salve determinate condizioni, sia AS Roma SPV che Friedkin hanno il diritto di risolvere l'accordo sottoscritto senza trattenere alcuna commissione di risoluzione, nel caso in cui l'operazione non si concluda entro il 31 agosto 2020. Il completamento dell'operazione comporterà l'obbligo per Friedkin di lanciare un'offerta pubblica obbligatoria sulle azioni in circolazione del club, che rappresentano circa il 13,4% del capitale sociale del club, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.